Abbiamo incontrato i ragazzi di Alta Frequenza, una web radio multiculturale che ha l'obiettivo di rendere i giovani protagonisti. Scoprite con noi come funziona la loro radio e quali sono i valori che la animano. Io sono Federico e studio filosofia all'ultimo anno qua all'Università di Bologna. Sono bolognese, uno dei pochi bolognesi di questa radio. Ciao a tutti, io mi chiamo Elisa, faccio parte di Alta Frequenza da qualche mese. Nella vita in generale mi occupo di tematiche sociali. Io mi chiamo Walter, abito a Bologna da un paio d'anni, collaboro con Alta Frequenza da circa 3-4 mesi. Io sono Martina e studio scienze della formazione. Io sono Veronica, faccio l'educatrice di nido. Io sono Filippo, sono un novellino qui nella web radio. Alta Frequenza è una web radio che nasce nel 2015, all'incirca tra settembre e ottobre. I primi mesi, a partire da dicembre, sono stati di formazione e con degli esperti provenienti da Radio Città del Capo, da altre realtà. Il valore principale sul quale si fonda questa radio è che la differenza non è sottrazione, nel senso che in un mondo in cui ci tengono tanto a farti capire che più si è uguali, meglio secondo qualcuno è, e noi in realtà cerchiamo di abbattere un po' questo pensiero, e quindi l'unico modo per farlo è davvero avvicinarsi agli altri. Gira intorno a tematiche sociali, soprattutto attorno a quella dell'immigrazione, però si pone come obiettivo non tanto quello di fare un qualcosa per i migranti, ma vuole fare qualcosa con i migranti, con i ragazzi di seconda generazione. Siamo arrivati a voler fare le cose insieme, che è ben diverso di far qualcosa per qualcuno. Credo che questa radio si fondi principalmente sulla condivisione di informazioni, ma anche di momenti poi veri e propri che vengono a crearsi mentre mandi avanti un qualcos'altro, se ti trovi bene con le persone che collaborano. E qui ad ora è così. Una nostra giornata tipo nella web radio parte dalla scaletta. Ci sono riunioni, ci sono dirette, ci sono laboratori partecipati da altre persone. E di solito seguiamo degli eventi, oppure arrivano in radio qui degli ospiti. Si accendono i vari dispositivi, c'è un mixer che raccoglie il segnale audio proveniente dai tre microfoni. C'è chi si occupa della parte dello speakeraggio, quindi magari si mette qua a ripassare quella che è la puntata. C'è chi gestisce la parte tecnica e quindi riguarda le ultime cose, non so, le canzoni che sono state scelte per spezzare un dialogo che avviene in puntata. Io ad esempio, che mi occupo specialmente di interviste, facciamo arrivare gli ospiti giusto una mezz'oretta prima per prendere confidenza con loro. Conduco in particolare una rubrica fuori gioco e assieme anche ad altri ragazzi, e ogni tanto mi è capitato anche di condurre alcune puntate ad eventi vari. Ho cercato di portare anche un po' del mio lavoro all'interno di questa radio, nel senso che abbiamo aperto da poco una rubrichetta di favole per bambini in giro per il mondo. Io mi occupo poi della parte, principalmente della parte tecnica, però ogni tanto mi diletto anche ai microfoni. Il valore dell'accoglienza inteso non soltanto come offrire a queste persone un luogo dove vivere, ma anche un luogo dove incontrarsi. Secondo noi è importantissimo lo scambio, cercare di incontrarsi e di mescolarsi con queste persone, perché mescolarsi vuol dire mescolare le proprie culture, incrociarle, farle diventare nostre e al contempo invece trasmettere quella che è la nostra cultura, per cercare di creare una sorta di commistione, un meticciato di persone, di pensieri, di coscienze e di colori.